un carissimo saluto a tutti quanti, a tutte quante. E oggi, che è di moda, o meglio, non è che sia di moda, è che accade proprio oggi, avremo la bellissima luna piena, luna gigante, luna superluna, chiamiamola come vogliamo chiamarla. Ovviamente cos'è la superluna? Non è una luna piena qualunque, perché ci sembrerà il 14% più grande, ebbene il 30% più luminosa. Questo è quello che dicono le notizie di tanti quotidiani oggi, 14 novembre 2016. Come mai succede questo? Ma ci sono tanti motivi, sembra che ci sia il perigeo, l'apogeo, eccetera. C'è un piccolo problema però, addirittura può arrivare. È un'illusione lunare dove riusciremmo a vedere anche una differenza del ben, ascoltate bene, 300%. Oh, è incredibile, è grandissima 300%. Comunque, tornando a noi, si può vedere più grande del 14%, qualcuno dice, qualcun altro dice del 12%, ma a chi dobbiamo credere? Qualcun altro ci dice che la superluna appare più grande dell'8%. C'è qualcosa che non capisco bene, qua ognuno dà la sua, beh, allora diciamo così che anche noi daremo i numeri, ma qua i numeri li trovate su internet, basta solo che cercate un pochino, fatele voi le ricerche, andate a trovare, questi sono solo quelli in italiano, pensate se andiamo a vedere anche tutti quelli nel mondo che cosa appariremo. Comunque non voglio tediarvi più di tanto con la superluna, per la superluna sappiamo che qua c'è una cosa bellissima perché tutti quanti ci dicono che la luminosità sarà del 30% in più, una brillantezza maggiore del 30%, il 30% in più. Qua sono tutti d'accordo su questa luminosità, ma sapete perché? Perché c'è lo zampino della NASA, la NASA ha messo questo 30% in più della luminosità. Bene, ora però andiamo a vedere. La NASA probabilmente non ha dato dei numeri ben precisi su cos'è il perigeo. Guardate un po' cosa succede. Il perigeo, secondo questo notiziario, è a 356.410 km. Fantastico. Quest'altro ci dice che il perigeo è a 356.511 km. Questo ci dice ancora che il perigeo sarà a 5, no, scusate, a 356.508. Oh, non ce n'è uno che gli vada bene. 356.512. È incredibile, è veramente incredibile. Comunque non voglio far stare qui. La Luna si trova a poche migliaia di chilometri dalla Terra, circa 100 volte in meno dalla stima scientifica, pseudoscientifica ufficiale. Questa distanza si riesce a fare semplicemente con una buona fotocamera, riprendendo una serie di immagini a diverse ore di distanza, si riesce a paragonare in modo pratico le grandezze che variano in modo non apparente. Ma come non apparente, in modo reale. Altrimenti come avrebbero potuto giustificare questo 300% in più di luminosità e del 14% se non addirittura. Ma dai, è impossibile, svegli amici. Ed anche voi, nemici pigri, che amate rompere me perché non volete essere svegliati. Svegliatevi! Ciao, un saluto a tutti quanti.